Gary Lyon Ridgway, un altro dei più terribili serial killer della storia criminale americana. Una persona veramente, come dire, con una personalità abnorme, un borderline, una persona incallita, anche lui un lucido, lucidissimo assassino. Le sue vittime erano delle prostitute. Lui aveva scelto questo target di vittime e su questa iniziò ad uccidere, tant'è che venne definito l'assassino della riva del fiume. Le uccideva, le violentava e le gettava nel fiume, tant'è che i cadaveri erano di difficile ritrovamento. Aveva una personalità abnorme, abbiamo detto, era un camionista, era una persona che aveva avuto un vissuto, come accade spesso nel mondo dei serial killer, molto difficile, un'infanzia difficile, dei rapporti difficili con le figure genitoriali. Questo purtroppo lo portò poi a sperimentare, a uccidere. Iniziava queste attività, appunto, dicevo, con le prostitute e spesso non arrivava neanche all'atto sessuale. Lui, per evitare il patibolo, per evitare appunto la pena di morte, confessò almeno 49 delitti, ma in realtà gli inquirenti sospettano che ne avesse compiuti molti, molti, molti di più. Era un soggetto un po' solitario, bizzarro. L'adescamento, le modalità di adescamento erano abbastanza scontate, appunto. Avvicinava queste vittime con il suo camion di ritorno appunto dal lavoro e con loro si recava appunto nei pressi di questo fiume. Tant'è che viene definito il mostro della Grind River, proprio per questa modalità, questo modus operandi, questo sistema di uccidere, diciamo così, in riva al fiume, dove poi gettava appunto le vittime, il modus operandi appunto. E la sua firma criminale era appunto questo, lo strangolamento e poi il fatto di buttarle, di gettarle, questi cadaveri, che difficilmente appunto venivano poi ritrovati. Anche lui si presentava in una maniera, come dire, abbastanza scaltra, era una personalità tutto sommato anche rassicurante, non si pensava fosse capace di compiere questi delitti e ci volle del tempo per scoprirli. Uccideva nella vicinanza di Washington, lo stato americano, e aveva appunto una mappa mentale. E molti suoi delitti vennero scoperti poi successivamente grazie anche all'avvento delle famose prove tecniche del DNA, tant'è che questa task force dell'FBI americana riuscì ad attribuirgli, grazie appunto all'avvento delle tecniche scientifiche, si poterono attribuire appunto a questo soggetto ulteriori delitti grazie al ritrovamento di DNA appunto nel sangue, diciamo così, e in altre parti, diciamo così, che potevano attribuirgli questi fatti criminosi. E che lui, diciamo, entra negli annali come uno dei più grandi efferati seriali della storia americana.